Questo programma è offerto da Conad Superstore San Vito, via Oberdan a San Vito al Tagliamento, 0434 833927. Trovi tutte le informazioni sul sito www.conad.it. Costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, energie rinnovabili, rifacimento coperture in Eternit. Eco Costruzioni è a San Vito al Tagliamento, in via Elio Gregoris, Le Arco 62, www.gruppodanelon.it. Molino 66, da 10 anni seleziona le migliori materie prime per realizzare dolci, pane e pizza a lievitazione naturale. Buoni, non solo al gusto ma anche per la salute. Ci trovi in via Pordenone 66 e in via Amalteo 21 a San Vito al Tagliamento. www.molino66.it. Molino 66, tutti i sapori della qualità artigianale. Mazzolo Viaggi by Patrick Agenzia Viaggi e Turismo a San Vito al Tagliamento con biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, vendita viaggi e soggiorni in Italia e all'estero. Il tutto fornito da personale con pluriennale esperienza. Vi aspettiamo in via Modotti 3. Per info e prenotazioni 0434 83 4483. Limaca Packaging. Imballaggi, pallet nuovi e usati, antinfortunistica, adesivi. In via Clauzetto 8/2, zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. Per informazioni 334 123 7253. DM SAS Studio De Monte, consulenza fiscale, contabile, tributaria del lavoro, tenuta contabilità e paghe. Professionisti al fianco della tua azienda. In via Roma 20 a Cordovado. Siamo venuti oggi a San Vito al Tagliamento per presentare un'iniziativa molto sentita dalla cittadinanza, l'autunno sanvitese, e per farci raccontare come si vive l'attesa per questo evento da parte della popolazione, dei commercianti di questa splendida cittadina della destra Tagliamento. Siamo in compagnia del sindaco Antonio Di Bisceglie. Buongiorno sindaco. Buongiorno, io credo che siamo alla vigilia di una ormai tradizionale momento, iniziativa, appuntamento di grande rilievo, come lei ha ricordato, l'autunno sanvitese. Credo che questo tipo di iniziativa stia dentro un po' a una serie di momenti che noi abbiamo sempre cercato come amministrazione di favorire, proprio per conseguire almeno tre obiettivi. Da una parte quello di far sì che ci possa essere, come si dice in gergo, un movimento per quanto riguarda la nostra realtà più importante, che è questa bellissima piazza. La seconda cosa è quella di poter spesso approfittare del momento per gustare prodotti particolari, come si suol dire, enogastronomici. Terzo è anche perché si possa godere dei nostri beni architettonici, artistici e delle iniziative collaterali che vengono svolte. E proprio per questa ragione io voglio ricordare che il clou sicuramente è rappresentato dalle bancarelle per quanto riguarda i prodotti enogastronomici, e così come da parte di giochi, spettacoli e quant'altro. Però accanto a questo noi abbiamo due grandi appuntamenti di carattere culturale. Abbiamo la mostra di uno dei più grandi fotografi italiani ed europei, Gianni Berengo Gardin, alla chiesa di San Lorenzo. Proprio si apre il 12, quindi come si vede in coincidenza con la giornata dell'autunno sanvitese. E poi abbiamo l'apertura anche di una delle più importanti rassegne d'arte contemporanea di respiro nazionale, che è Palinsesti. Quindi alla fine dire, questa manifestazione cerca di coniugare aspetti di carattere ricreativo, aspetti di carattere di gusto, aspetti di carattere culturale. Quindi in qualche misura una miscellanea di vari momenti che possono coinvolgere le persone, possono permettere ai cittadini di godere di quella che noi riteniamo essere una delle cittadine più belle del nostro Friuli Venezia Giulia. D'altra parte io credo che questo appuntamento dell'ASCOM
si intrecci con il progetto che stiamo portando avanti e che abbiamo denominato San Vito Cittadina d'Arte, di Musica e di Cultura, volendo dunque far sì che si possa sempre di più intendere il godimento dei beni culturali insieme a quelli che sono aspetti precipui di una realtà, di un territorio, dei suoi prodotti, ma anche un momento in cui si possono gustare altri prodotti di altre realtà. Io penso che questo significhi anche una volontà di scambi, perché questo non può non essere uno degli elementi che fanno anche della nostra cittadina una cittadina accogliente e solidale. E questa è anche l'occasione per raccontare al nostro pubblico di una cittadina molto dinamica e effervescente che sta puntando su tanti aspetti per promuoverla, per lanciarla, per aumentare le presenze turistiche. Qui alle nostre spalle abbiamo uno dei monumenti più particolari di questa piazza, la loggia pubblica dove c'è anche il teatro, e poi ci sono monumenti come Palazzo Rota dove c'è la sede municipale. Raccontiamoli anche, insomma, chi viene a San Vito in occasione di questo autunno sanvitese può scoprire davvero tante tante opere d'arte. Sì, credo che il riferimento che lei ha fatto è molto appropriato, perché solo essendo qui in piazza si può godere dell'antico teatro Arrigoni, proprio sulla loggia quattrocentesca, così come si può andare nel palazzo municipale, che è uno dei più antichi palazzi della nostra cittadina, denominato Palazzo Rota, così come si può andare poi all'antico complesso dei Battuti e godere anche in quel caso, sia per quanto riguarda la chiesa dove ci sono gli affreschi della Malteo bellissimi, sia per quanto riguarda proprio il complesso dei Battuti in riferimento alle varie stanze che godranno anche di momenti di accoglienza per quanto riguarda mercatini e quant'altro. Ma accanto a questo poi c'è anche la possibilità di andare a visitare il Museo della Vita Contadina, che è uno dei più importanti musei di cultura materiale del Triveneto e oltre, così come si può andare a vedere Palazzo Altan, il Giardino Altan, che è uno dei più importanti giardini all'italiana che vi sia nel nostro paese, e poi si può anche fare una passeggiata e andare alle antiche carceri, che è un altro recupero davvero molto bello, significativo e intenso, che può essere visitato da parte dei cittadini. Quindi si tratta complessivamente di avere dei momenti in cui si scoprono tante cose che magari anche gli stessi cittadini sanvitese non sempre fino in fondo conoscono. C'è la possibilità allora di scoprire tante bellezze sotto tutti i punti di vista e nel contempo anche di poter gustare sia un buon bicchiere di vino, come si suol dire, sia determinate pietanze. Ma lo dico perché sempre di più dobbiamo essere consapevoli di ciò che abbiamo, della bellezza che ci circonda, goderne, poterne godere fino in fondo, ma anche per conoscerla e per farla conoscere. Questo è uno dei modi per poter anche vivere meglio ed avere una qualità della vita buona. L'autunno sanvitese è un evento che aiuta naturalmente anche il commercio, lo sappiamo, in moltissimi centri storici è un settore in crisi, qui invece c'è molta dinamicità, il pubblico può transitare in una piazza pedonale, può venire a fare acquisti, trovare scorci molto particolari, e quindi anche un sostegno ad una categoria che è storicamente tra le più rappresentative della città. Beh, sicuramente, io voglio anche a proposito evidenziare che noi ormai da molto tempo, visto che abbiamo la possibilità di monitorare attraverso quello che è il nostro ufficio accoglienza e turismo, che abbiamo proprio vicino alla loggia, di monitorare il movimento che abbiamo. Allora noi oggi possiamo dire che abbiamo davvero avuto grande soddisfazione nel constatare che c'è un movimento di circa 1.000-1.200 persone ogni settimana qui nella nostra cittadina,
E sono persone che o attraverso le visite guidate o attraverso le manifestazioni culturali o attraverso altri eventi vengono a San Vito, godono della nostra cittadina. E credo che questo sia davvero una delle possibilità, delle opportunità, questo movimento che si offre agli esercenti, ai commercianti per, come dire, avere anche da parte loro quelle soddisfazioni in ordine alla loro attività che merita. È ovvio che, come tutte le cose, c'è la necessità, e io credo che su questo vada sempre ricordato che vi deve essere corrispondenza, dicevo, c'è la necessità di sinergia, cioè del fatto che l'amministrazione comunale e gli altri soggetti economici e sociali possano convergere su quello che è e non può non essere la volontà di far crescere la nostra cittadina. La si fa crescere anche attraverso vari momenti come questo dell'autunno sanvitese, ma anche altri aspetti che aiutano quello che può significare il turismo, anche quello di un solo giorno, che magari non è considerato tale, ma che è spesso quello che determina quel movimento utile anche ai fini del far sì che possa esserci una possibilità di uscire dalla stagnazione per quanto riguarda magari determinate categorie, tra cui i commercianti. Allora rimanete con noi perché sull'autunno sanvitese c'è ancora tanto tanto da scoprire. Riprendiamo dunque a raccontare l'autunno sanvitese. Ci ha raggiunto Fabio Pillon, che è il presidente del mandamento dell'ASCOM per San Vito, vicepresidente dell'ASCOM della provincia di Pordenone. A lui chiediamo di svelarci il programma di questa edizione numero 8, se non dico male. Esattamente, sì, siamo arrivati all'ottava edizione, un programma che ricalca quella dell'edizione precedenti, dove naturalmente il motivo della manifestazione è proprio il fatto dell'esposizione da parte dell'alimentare, non solo, e che vede San Vito a Tagliamento attraverso la piazza, ma anche le altre vie principali. Parliamo di tutto il centro storico coinvolto, con tutta una serie di iniziative che saranno in piazza. Naturalmente troverà l'esposizione delle aziende del Triveneto, mentre in via Amalteo abbiamo l'esposizione degli stand del resto d'Italia, delle regioni d'Italia, mentre via Marconi avrà il suo mercatino dell'obistica. E via Manfrin vedrà, assieme alla collaborazione con altre realtà espositive, artigianali, commerciali e industriali, e in più avremo poi anche la collaborazione con varie associazioni. In primis abbiamo l'Associazione dei Diabetici, dopo avremo un'importante esposizione da parte della neonata Associazione Micologica di San Vito, dove ci sarà un'esposizione di funghi e di tartufi del Friuli, quindi anche una peculiarità espositiva da parte, come novità da parte di questa associazione neonata appunto di San Vito Tagliamento. E in più vedrà anche la collaborazione poi con il professor Pier Giorgio Pieta, che presenterà il suo libro al Teatro Arrigoni domenica, dove ci sarà una presentazione di questo libro. Lui è un esperto di salute e benessere attraverso proprio il cibo, quindi una cosa inerente alla manifestazione, ma che vedrà proprio lo stile del star bene e del mangiare bene. Stiamo capendo dunque che il programma dell'autunno sanvitese è davvero molto molto variegato, tante possibilità per chi arriverà a San Vito nelle giornate del 12 e 13 novembre. Ci sarà comunque un'apertura, una overture l'11. Sì, ormai è una consuetudine che praticamente un ristorante di San Vito Tagliamento farà un'apertura, un'anteprima con un menù in collaborazione con una cantina, e dove troverà praticamente uno spazio dedicato ai sapori del sanvitese e friulani, e sarà un benvenuto praticamente alla manifestazione, come succede un po' da molti anni a questa parte.
Per raggiungere San Vito, naturalmente le indicazioni stradali non c'è bisogno di ricordarle, perché la cittadina della destra Tagliamento è ben servita. Dicevamo, ci saranno tanti stand, tante aziende che esporranno i loro prodotti, non solo di San Vito ma di tutto il circondario del nord-est, come ricordava lei, e poi naturalmente ci saranno i commercianti che avranno i loro negozi aperti. Infatti diciamo che l'organizzazione è comune AS come Proloco, mentre praticamente dopo c'è tutto il supporto sia da parte degli sponsor che hanno permesso la realizzazione di tutto questo, e naturalmente la partecipazione di circa una cinquantina di attività del centro storico, che sono la stragrande maggioranza, che naturalmente quei giorni diciamo terranno aperti e saranno ben lieti di ospitare coloro che volessero venire a San Vito Tagliamento a vedere naturalmente la manifestazione, ma anche la bellezza di San Vito, perché ribadisco con orgoglio che naturalmente San Vito è uno dei più bei dei più belle cittadine della destra Tagliamento. L'abbiamo ricordato anche poco fa con il sindaco, tanti monumenti da poter ammirare e visitare durante queste due giornate. Ritornando al ruolo dei commercianti in questo evento, ricordiamo appunto che la presenza degli esercenti in questo territorio è storicamente forte, e naturalmente in questi periodi di crisi economica, eventi del genere possono naturalmente dare una mano in più per favorire il commercio e le vendite. Ma assolutamente sì, no, sicuramente non è la panacea di tutti i mali, ma però sono strumenti che possono permettere di avere una visibilità e di avere una frequentazione che altrimenti sarebbe difficile magari ottenere, ma soprattutto anche cerchiamo di incuriosire la gente che non conosce o conosce parzialmente San Vito, e la invitiamo naturalmente a visitarla in tutti i suoi aspetti, quelli culturali naturalmente, quelli storici, ma soprattutto quello commerciale. Per quanto riguarda in particolare gli stand che saranno presenti qui in piazza, ci ha raccontato alcune delle peculiarità dei prodotti gastronomici, dei vini che si potranno venire ad assaggiare in queste due giornate. Andiamo anche a raccontare magari alcune delle realtà più vive, più forti del territorio sanvitese. Ma guardi, allora su questo noi abbiamo una eccezionale adesione da parte degli operatori, soprattutto quelli che negli anni passati hanno sempre partecipato a questa manifestazione. Abbiamo per esempio aziende del Trentino Alto Adige, abbiamo per quanto riguarda la piazza, abbiamo aziende naturalmente della nostra Carnia, abbiamo aziende locali naturalmente, e anche sicuramente nella parte dedicata alle altre regioni avremo una variegata presenza da parte di Sicilia, Puglia, Calabria, Toscana, che con tutte le loro particolarità che cercheremo di sviluppare, Emilia Romagna, cioè cerchiamo di dare spazio a una manifestazione che naturalmente non pretende di essere il massimo, ma vuole essere una buona manifestazione. Rimanete con noi, l'autunno sanvitese lo stiamo raccontando su Udinese TV, a tra poco. San Vito al Tagliamento, in occasione dell'autunno sanvitese, naturalmente sarà al cuore delle iniziative nella provincia di Pordenone per quel fine settimana, e con Lorenzo Cardin, che è responsabile comunicazione ed eventi dell'ASCOM di Pordenone, andiamo anche ad inquadrare il ruolo di questa cittadina all'interno della provincia pordenonese. Beh, San Vito ovviamente è un mandamento del territorio importante assieme agli altri, quindi mi riferisco a Spinimbergo, Maniago e Sacile. È chiaro che il ruolo che svolge San Vito è determinante per la bassa pedemontana, e quindi è un polo catalizzatore soprattutto per quanto riguarda il commercio, ma anche per il turismo, in quanto è poi anche città che si presenta storica, e quindi con una serie di palazzi significativi, e quindi capaci di richiamare proprio su quest'area qua un volume di persone credo interessate sia per la manifestazione, per quella che rappresenta dal lato commerciale, promozionale, ma sia anche dal lato turistico. E la forza di questi eventi è naturalmente la sinergia che si riesce a creare tra i commercianti, gli esercenti, le associazioni del territorio e l'amministrazione comunale. Ma come tutte le cose, se non c'è la sinergia, queste manifestazioni credo non si facciano. Già abbiamo poca capacità economica, perché naturalmente vengono tagliati tanti fondi e roba. Quindi ci riusciamo a fare queste iniziative, queste promozioni, grazie all'intervento di tanti attori che sono presenti in amministrazione, quindi in primis il comune chiaramente, l'associazione di categoria, ma poi le varie associazioni volontaristiche, sportive e tutti quelli che ci lavorano per la crescita
crescita, compreso anche i volontari, faccio dire, perché se non ci sono i volontari tante cose non si riescono a fare. Quindi un elemento importante è fare sinergia con le varie realtà, altrimenti queste manifestazioni non si mettono certamente in piedi. Lo ricordavamo più volte in precedenza, l'importanza anche di manifestazioni, di kermesse enogastronomiche per unire gli artigiani, gli agricoltori, anche ai commercianti in questo patto intracategoriale che naturalmente vede l'ASCOM protagonista e supporto valido ai tanti piccoli esercizi commerciali che resistono nonostante tutto. Beh sì, in questo momento di crisi dove non si vede ancora una ripresa nel vero senso della parola, sa, queste manifestazioni in qualche maniera aiutano, e quindi mettere insieme sì le nostre realtà commerciali ma anche quelle turistiche, artigianali, le aziende vinicole, le aziende agricole, in questo momento è estremamente importante proprio per cercare di dare un impulso, uno slancio a quello che è il mercato, l'economia locale soprattutto e poi quella anche più provinciale e regionale. Davvero tanti motivi per venire a San Vito al Tagliamento il 12 e 13 novembre, l'autunno sanvitese, un appuntamento da non perdere, da annotarlo sul calendario. Presidente Pillon, quindi siamo pronti per iniziare questa festa, ricordiamo i riferimenti per quanti sono in nostro ascolto per farli arrivare a San Vito a scoprire questa terra magica. Sì, l'anteprima sarà il venerdì 11 novembre. E che è un appuntamento serale presso un ristorante qui a San Vito che farà l'anteprima appunto con degustazione di un menù particolare. Poi avremo le due giornate clou che sono sabato e domenica, che vede coinvolte tutto il centro storico, quindi da Piazza del Popolo a tutte le vie limitrofe, e vedrà naturalmente la presenza di stand enogastronomici in piazza del Triveneto, mentre in via Malteo avremo gli altri stand delle altre regioni, con la partecipazione in altre vie, per esempio via Marconi, via Bellunello col mercatino dell'obistica, e mentre via Manfrin avrà la sua presenza con le attività del luogo artigianali, industriali e commerciali. Negozi aperti a San Vito al Tagliamento in questi due giorni, tante possibilità di scelta e quindi un invito a venirvi a trovare. Penso che sia un'opportunità per venire a vedere una delle più belle cittadine della provincia di Pordenone, che in questo momento vuole presentarsi al meglio sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista commerciale. Autunno sanvitese dunque, San Vito al Tagliamento, 12 e 13 novembre, vi aspetta. Questo programma è stato offerto da Conad Superstore San Vito, via Oberdan a San Vito al Tagliamento, 0434 833927. Trovi tutte le informazioni sul sito www.conad.it. Costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche, energie rinnovabili, rifacimento coperture in Eternit. Eco Costruzioni è a San Vito al Tagliamento, in via Elio Gregoris, Learco 62, www.gruppodanelon.it. Molino 66, da 10 anni seleziona le migliori materie prime per realizzare dolci, pane e pizza a lievitazione naturale. Buoni, non solo al gusto ma anche per la salute. Ci trovi in via Pordenone 66 e in via Amalteo 21 a San Vito al Tagliamento. www.molino66.it. Molino 66, tutti i sapori della qualità artigianale. Mazzolo Viaggi by Patrick Agenzia Viaggi e Turismo a San Vito al Tagliamento, con biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, vendita viaggi e soggiorni in Italia e all'estero. Il tutto fornito da personale con pluriennale esperienza. Vi aspettiamo in via Modotti 3. Per info e prenotazioni 0434 83 4483. Limaca Packaging. Imballaggi, pallet nuovi e usati, antinfortunistica, adesivi. In via Clauzetto 8/2, zona industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento. Per informazioni 334 123 7253.
DM SAS Studio De Monte, consulenza fiscale, contabile, tributaria del lavoro, tenuta contabilità e paghe. Professionisti al fianco della tua azienda. In via Roma 20 a Cordovado.